ragazzi che mi hanno aiutato in questa campagna elettorale estenuante e dura, ma insomma finalmente è finita, ce l'abbiamo fatta. E voglio rispondere a quelle persone che ne ho incontrate tante che in questi giorni ci chiedevano: ma come mai l'Italia dei Valori ha appoggiato questo sindaco e non è andata sola? Perché abbiamo appoggiato il sindaco Cappelli prima di tutto perché è una persona per bene e perché abbiamo fatto un programma insieme, quindi siamo una coalizione che spero che diventi ancora di più coesa e una parola sola. E appoggiamo la Cappelli perché i punti nel programma che caratterizzano l'Italia dei Valori ci sono, cioè più trasparenza e legalità, più sicurezza, e quindi abbiamo accettato questa sfida e spero che da qui e da queste zone riparta anche la sfida del centro-sinistra che deve dare al governo Berlusconi che sta solo rovinando questo paese. Spero che i partiti del centro-sinistra partano dalle amministrazioni locali per capire che devono unirsi, devono stare sempre insieme, devono trovarsi d'accordo sicuramente, ma bisogna, ognuno deve fare quel passetto indietro per fare in modo che questa sinistra arrivi prima o poi a essere governo di questo paese, che porti il benessere che invece sta levando ogni giorno con le sue leggi Silvio Berlusconi. Ringrazio ancora tutti, la faccio breve, e quelli intervenuti, e mi raccomando di votare il sindaco Cappelli e la lista Italia dei Valori per il 6-7 giugno. Grazie a tutti, buonasera. Gracias.